Burattini, caccia al tesoro, cartoni animati, ma anche tanti giochi e divertimento assicurato. Piazza 20 Settembre torna ad essere a misura dei più piccoli con i giovedì sotto le stelle. L'iniziativa organizzata dal comune nell'ambito del progetto Fano, città delle bambine e dei bambini. In programma diversi appuntamenti all'insegna della socialità e delle emozioni racchiuse nell'immagine simbolo di questa edizione che raffigura tre bimbi sollevati dai palloncini sostenuti dal volo dell'immaginazione. Sono 30 anni che abbiamo iniziato questo progetto ambizioso e futuribile anche ancora adesso dopo 30 anni e siamo ancora qui. Dopo la pandemia stiamo riprendendo faticosamente tutte le attività e tutte le modalità per coinvolgere i bambini della città e in questa estate in cui c'è questa pausa di virus stiamo cercando appunto di riportare i bambini negli spazi pubblici della città e nel centro storico. Quindi in questo periodo abbiamo ripreso Giovedì sotto le stelle, che è stata un'iniziativa del passato molto molto di successo, perché c'era la piazza tutti i giovedì sera piena di bambini, e stiamo tentando appunto di riprendere anche questa iniziativa con sempre tutte le misure di sicurezza, quindi distanziamento eccetera. I bambini hanno voglia di riuscire e di rincontrarsi anche tra di loro, quindi abbiamo molta fiducia. Soddisfatto anche il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato l'attenzione del comune a dedicare spazi e iniziative per i bambini anche all'interno dei vari eventi che si svolgono in città. Loro ovviamente quest'anno saranno in forma particolare, tutelando la sicurezza perché veniamo da questo periodo di pandemia, però è un appuntamento gradito come è avvenuto anche negli anni passati, lo riconfermiamo anche quest'anno. Un programma ricco di iniziative. Sì, siamo partiti il 1 luglio, termineremo il 2 di settembre. Il programma completo sarà disponibile sul sito cittadebambini.comune.fano.pu.it. Organizzeremo laboratori, animazioni, spettacoli, il tutto però con dei temi, dei valori che sono cari comunque alla città, come l'ambiente, le tradizioni, la cultura, il multiculturalismo e la solidarietà.